אני שב ונחלץ ומקבץ את עצמי פיסות פיסות, פסיפס דוקס. הנה ידי הפשוטה אל הלחם. David Grossman ha aperto e concluso il suo intervento leggendo brani in ebraico dal suo nuovo libro, Caduto fuori dal tempo. Lo scrittore israeliano ha presentato la sua nuova fatica letteraria all'Auditorium Agnelli, davanti a una platea stracolma. Un lavoro sperimentale, a metà tra la poesia e il testo teatrale, con il quale ha rielaborato il lutto per la scomparsa del figlio Uri, morto in Libano nel 2006. Per Grossman questo libro è stato un modo per calarsi al centro delle sue paure, contro ogni istinto di protezione, e per uscire dalla paralisi. The most cruel things that a catastrophe does to a person is that the catastrophe fossilizes us, makes us into stones. We are trapped both in our body but in our soul, and we feel that we are trapped in a certain destiny, that we are total victims, helpless, passive victims. Nel romanzo si incrociano le vicende di diversi personaggi, tramite i quali l'autore si è spinto fino ai confini che separano l'aldiquà e l'aldilà. Books or any other creation of art is the place where things and their loss can exist together at the same time. It's a kind of a mystery, I cannot even explain it. But in a book, things and people can exist simultaneously with their loss. Con il suo 12° romanzo tradotto in italiano, Grossman ci offre la testimonianza di una vita dedicata alla scrittura e che proprio a partire dalla scrittura acquista senso. Do not understand my life unless I write. Thank you.